Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Perdonatemi se sono vestita e truccata nello stesso modo del video precedente, ma è semplicemente per un fattore organizzativo, diciamo così. Col fatto dell'accademia che mi occupa tutta la settimana, io mi trovo meglio a girare i video sabato e domenica. E quindi li giro tutti in un giorno, poi mi metto a editarli ed eccomi qua. Oggi sono qua per riprendere anche un po' il video che avete visto prima di questo, cioè il What's on My Phone. Se ve lo siete perso, ve lo lascio nella scheda info. E invece oggi vi faccio vedere le mie cover. È tantissimo che non ve le faccio vedere e penso per l'iPhone 7 Plus, non vorrei dire una cavolata, ma forse non l'ho mai fatto, non lo so, non mi ricordo. Comunque, in linea generale, ne ho tantissime nuove. Non ne compro più come una volta, che ne avevo tipo una sessantina, una cosa imbarazzante. Adesso ne avrò una ventina circa. Di anno in anno andiamo riducendo. E parto proprio con una delle mie preferite, che è questa che ho su, che ho preso da AliExpress. Guardate che bella, è a fondo trasparente, glitterato, rosa, e poi ha questi cuoricini specchiati. È in silicone, io prediligo le cover in silicone sia perché a tatto mi trovo meglio e poi sono molto più pratiche e più comode. Apro e chiudo parentesi, quasi tutte le cover le ho comprate da AliExpress, eBay oppure mi sono state inviate, potete ricercare in questi campi. Infatti passo alla prossima cover, che è questa qui, la marca è Power. Mi è stata inviata da Amazon, da un rivenditore Amazon, ed è praticamente quella cover che vedete qui ha un tastino, voi la andate a premere e vi fa tipo effetto ring light. Voi fate un selfie notturno e avete, vedete la luce. Non la uso praticamente mai perché è durissima da mettere, in più non si ricarica più perché si è rotta, quindi non so quanto ve la consiglio. A questo punto meglio comprare una di quelle pinze effetto ring light. Poi questa è una delle mie preferite ed è questa che mi avete già visto su, sempre di AliExpress, con il logo, varie scritte relative a Serpeverde. Sapete quanto sono fissata, se mi seguite lo saprete meglio. Altra cover che in realtà non è per l'iPhone 7, però c'entra lo stesso, senza la parte superiore, è questa Power Bank. Questa qui l'avevo presa su eBay, pagata circa una ventina di euro la trovate, ed è iper comoda soprattutto quando viaggiate, se state fuori tanto tempo, perché spingendo questo pulsantino qua in basso vi si accende, vedete la carica, e potete ricaricarlo. Questo era per il mio vecchio telefono, adesso con questo, vedete, la fotocamera non c'entra e quindi la utilizzo togliendo la parte superiore, che non è stra comoda, però invece di comprarne un'altra, che questa va bene. Poi sto prendendole proprio a caso, questa è un'altra di quelle che uso tantissimo, sempre di AliExpress, sempre morbida, ed è tipo effetto pelle con la stampa di Topolino. È molto chic come cover, ma allo stesso tempo non è troppo seria per la stampa, insomma. Un'altra poco seria, ma sapete il mio amore per le sirene, è questa qui. Questa qui mi è stata sempre inviata da questo sito che si chiama Go Case e penso ne vedrete altre, sì. Questa qui è davvero carinissima. Diciamo che su questo sito tutte le cover hanno lo sfondo trasparente e sono in silicone morbido, quindi molto comode. E niente, quindi questa è così classica. Sempre di questo sito, così vi faccio vedere tutte. Ho preso queste qui, le ho scelte tutte io. Questa qui, sempre con vari emoji, diciamo così, vari richiami ad Harry Potter. Poi, sempre per la mia passione, serie TV e film, ho questa qui, che forse così la vedete meglio, che è ispirata alla serie TV Once Upon a Time con Il pugnale del Signore Oscuro. Tra l'altro, queste cover sono fatte di un bene che è impressionante. Io ogni volta che vado a fare qualche giro sul sito voglio prenderle tutte, soprattutto hanno messo quelle di Game of Thrones e io sogno. Ultima cover credo sia questa, che logicamente sempre per il discorso di prima è una delle mie preferite, ispirata alla Sirenetta. Tra l'altro non vorrei anticiparvi troppo, però, piccolo spoiler, con questa azienda, con Go Case, c'è in mente un progettino a cui stiamo lavorando. Non vorrei dirvi troppo perché già vi ho detto troppo. Più avanti, quando saprò maggiori dettagli, vi farò sapere. Intanto, acqua in bocca. Poi, questa
è la cover più costosa che ho ed è quella originale Apple. È molto bella, l'unica pecca è appunto il prezzo, perché dentro è tipo vellutino per proteggere sempre il telefono. Io l'ho presa di questo color cipria, che è di una sciccheria pazzesca. Queste di Apple sono in silicone però duro, si proteggono ma sono allo stesso tempo facili da togliere, quindi se volete togliervi uno sfizio, insomma, siete lì lì e non sapete cosa comprare, questa è favolosa logicamente. Questa qui invece mi è stata inviata da una pagina di Instagram, però queste qui con l'acqua io non le utilizzo più, perché da quando ho visto un video che tipo si era aperta, il telefono è andato in tilt eccetera, ho l'ansia a metterle, e quindi nonostante sia troppo carina, questa qui ha tutti questi cuoricini glitterati così. Però la cosa bella di questa è che la parte davanti non è rigida ma è in silicone, quindi è molto comoda. Poi da Amazon avevo comprato questa, che però è una sola pazzesca, e adesso vi spiego perché. È di quelle ibride, diciamo, che si uniscono noi pezzi, sempre rose gold. L'unica cosa è che è tutta liscia. Primo, se lo mettete in tasca c'è il rischio che ve lo perdete, neanche ve lo accorgete. Poi appena casca si spacca tutto, perché è sottilissimo, cioè fateci caso, una sottiletta. E poi io ad esempio molto spesso quando sono in macchina tengo il telefono sul cruscotto, e quindi sempre per il problema che è super liscia io mi trovo il telefono in posti dove il telefono non dovrebbe stare, e quindi da quel momento in poi evito. Sarebbe proprio da cestinare. Cestiniamo in diretta? Ok. Poi sempre da Amazon avevo comprato questa, che è trasparente ed ha questi dettagli che riprendono sempre il rose gold. C'era un periodo in cui mi ero fissata che la cover doveva per forza stare abbinata al colore del telefono. Vabbè, altra cover super glitterosa, perché sapete che il mio mondo, se non è glitter, non ce lo vogliamo. Questa entra sicuramente nella mia top 5, perché è proprio bella. L'ho presa da AliExpress, guardate che meraviglia. Anche questa sempre in silicone, quindi stracomoda. Poi simile, anzi la stessa però argentata, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, eccola qui. Argentata la uso un po' di meno perché mi sembra un po' più vistosa. Questa anche un'altra delle mie preferite, però adesso vi spiego qual è il problema. Ha tipo tutto un effetto trapunta, boh, non so come dirvelo, e dei piccoli glitterini, ma in realtà non sono neanche glitter, sono proprio, è un effetto ottico. La cosa brutta è che mi è arrivata trasparente, adesso come vedete è opaca, sporca, e l'ho usata davvero pochissimo, l'avrò usata 4-5 volte, che per una cover è pochissimo. È andata così, anche quella l'avrò presa su AliExpress, pagata 1-2 euro, quindi si può fare. Poi questa qui anche mi piace tantissimo, ha sempre come l'altra, vedete, il trasparente, le rifiniture oro rosa, ma in più mi è arrivata proprio con questo foglietto che si mette qui, si incastra e vi dà questo effetto qui. È super sciccosissimo perché brilla, che è una meraviglia, e tutto ciò che brilla a noi ci piace. Poi tornando al tema sirenetta, ho questa che ho sempre preso da AliExpress. Praticamente la base è come quella di Serpeverde, vediamo se riesco a ritrovarla, eccola qui, però cambia la fantasia. Altra sulla sirenetta, questa qui però non l'ho mai messa perché appunto è totalmente rigida, però mi piace tantissimo, ha questo sfondo mandala e poi c'è la sua figura in nero. Stesso principio anche questa, ok, super trash, rosa, princess, tipo esisto solo io e va bene. È molto molto carina, ma è dura, e io ho un sacco paura delle cover dure, sia perché non riesco a toglierle, sia perché se ti casca il telefono è un po' un problema. Quando casca c'hai quel momento in cui perdi tipo 3-4 battiti e poi ricomincio a respirare, quindi meglio evitare. Questa qui l'ho presa da eBay ed è penso una delle cover più schifose, infatti non l'ho mai messa. È effetto carta d'alluminio rose gold. Cioè spiegatemela, perché io mi ricordo questa cosa perché ero rimasta scioccata. Quando l'ho comprata sul sito c'era un'immagine, poi mi è arrivata a casa e mi è arrivata questa, che non era uguale assolutamente, perché doveva essere sempre una tipo glitterata. Quindi vabbè, anche questa probabilmente la cestina, e per cestinarla io intendo dare via a qualcuno, insomma. Se no qua pensate che io butto roba a destra e manca. Ultima cover è una di quelle che quando ve l'ho fatta vedere vi è piaciuta di più, l'ho presa sempre su eBay, pagata tipo 3 euro. Questa qui rosa, tutta effetto cuoricini 3D, vedete, è molto molto bella, è anche comoda perché se lo tenete in mano il telefono avete questo effetto un po' antistress, fantastico.
plastico. La volevo prendere anche, c'era trasparente però glitter, quindi sicuramente sarà mia prossimamente, anche perché appunto non compro una cover, saranno tipo 3 mesi, quindi è ora di aggiornarci. Quindi questo è tutto, ho finito, qua dentro rimangono soltanto alcune pellicole, cose del genere. Scrivetemi qua sotto qual è la vostra cover preferita che avete visto in questo video, fatemi sapere se me ne consigliereste qualcuna, mettetemi il link, insomma sapete che io apprezzo sempre i vostri consigli. Se non mi seguite tra l'altro iscrivetevi e mettete un bel pollice, mi raccomando. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!